Creare un fondo per l'accoglienza delle madri detenute con i propri figli al di fuori delle carceri è la proposta di legge, in realtà ancora ferma alla Commissione Giustizia, presentata dal deputato PD Paolo Siani. Al momento le donne che hanno commesso dei reati lievi e che hanno dei bambini sono recluse nei cosiddetti ICAM, istituti a custodia attenuata. La legge prevede però che queste madri possano stare nelle case famiglie, realtà decisamente più adatte ai minori. Se la proposta venisse approvata, le case famiglia diventerebbero la soluzione ordinaria. Del tema se ne parlerà anche in un incontro pubblico organizzato venerdì sera alle 21 alla sala del Broletto di Pavia. Quindi la proposta di legge di cui stiamo discutendo in queste settimane fa proprio questo, prova a spostare dagli ICAM alle case famiglia tutte quelle donne con bambini fino a 6 anni che, non avendo commesso reati gravi, possono stare in una casa famiglia protetta sotto il controllo ovviamente dello Stato. È una battaglia difficile, ma è una battaglia di civiltà dove noi mettiamo al primo posto l'interesse del minore. Quello dell'infanzia è un tema che, grazie al lavoro parlamentare che abbiamo fatto, soprattutto come Partito Democratico, è diventato sempre più centrale, sia nella fase pandemica, sia adesso, ahinoi, nella fase caratterizzata dalla guerra russa in Ucraina. Ed è fondamentale perché da come la politica tratta l'infanzia si capisce il livello di civiltà, la qualità del vivere civile di un paese.